Food 2019, ci troviamo allo stand di Mozzare, un brand napoletano che realizza mozzarella di bufala, trece e quant'altro per fornirle al ramo Horeca, pizzerie, ristoranti e quant'altro. Oggi è qui ben rappresentata da Giovanni Palmentieri, il suo titolare. Giovanni, bentornato. Salve, bentornati a voi, è sempre un piacere. E allora intanto facciamola questa piccola storia di Mozzare. Quando nasce, come nasce, in ragione di quale idea e come si sviluppa? La Mozzare nasce nel 2001, fondata da me, Gianluca, il mio socio storico, dall'idea e dalla volontà di far conoscere le nostre prelibatezze campane un po' in giro per l'Italia e per il mondo. Inizialmente sembrava un progetto un po' utopico, però poi alla fine, con tanta perseveranza e con tanta voglia, siamo riusciti poi nell'intento e nell'obiettivo. E la nostra è un'azienda che tratta principalmente prodotti per la ristorazione, per l'Horeca e per la ristorazione, per le pizzerie, e quindi si spazia dal fior di latte del Matese, che è un prodotto per le pizzerie, alla mozzarella di bufala campana DOP, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, dove abbiamo l'allevamento e il caseificio nello stesso contesto, nello stesso sito, è veramente il nostro fiore all'occhiello. E i nostri partner ideali riguardano la ristorazione, le pizzerie, forniamo catene come Rosso Pomodoro, gruppi come Trattoria Caprese, tanti gruppi importanti che si servono di noi, oltre che per la qualità dei prodotti, anche per il servizio che riusciamo ad offrire, perché in meno di 24 ore riusciamo a fornire il prodotto, la mozzarella, un po' in tutta Italia e direi anche negli ultimi anni anche un po' in giro per il mondo, in meno di 24 ore in Italia e in 2-3 giorni in Europa o nel mondo. Questo in tutti i formati desiderati, anche magari quello denominato Julien, che è particolarmente gradito ai maestri pizzaioli. Sì, le abbiamo un po' in tutte le salse, dai. Diciamo che in Italia la maggior parte va ancora il prodotto in acqua, che è il classico fior di latte campano, poi per arrivare poi in tanti posti in Europa dove la Julienne, la cubettata, la fanno da padrona, in quanto hanno anche una shelf life maggiore, quindi più semplice poi sia per la conservazione che per l'uso in sé per sé del prodotto stesso. Giovanni, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni e, perché no, instaurare una partnership commerciale? Allora, mozzarecasearia.it è il sito dove possono scaricare anche il catalogo in PDF, e info@mozzarecasearia.it è la mail alla quale possono scrivere per qualsiasi informazione e delucidazione in merito ai nostri prodotti. Prodotti che vedete alle nostre spalle. Nello specifico, prima dell'intervista tu hai detto giustamente: beh, io devo mostrare a te e agli amici che sono dall'altra parte una delle nostre maxi trecce. Eccola qui. Noi facciamo una piccola treccia che facciamo da degustazione a coloro che vogliono assaggiare la nostra prelibatezza, proprio la nostra mozzarella di bufala. E infatti è arrivato il momento di tagliarla e di mangiarla. E allora, facciamo da soli o ci avvaliamo di queste giovincelle che molto cordialmente... Facciamo da soli, come si fa a Napoli, la mozzarella si mangia con le mani, no? Quindi aspetta, esco un attimo dall'inquadratura in modo da darti spazio. Guarda adesso come la mozzarella, come deve essere incordata e deve cacciare il latte. Fantastico. E quindi penso che è arrivato il momento di assaggiarla, no? Direi proprio di sì. La mangio io? Comincia a mangiarla tu. Io, quando terminiamo l'intervista, ti seguo a ruota. Comincio io allora. Vedi, questa è la posizione campana per mangiare la mozzarella. Proprio non particolare il latte. È perfetta. Giovanni, grazie per la disponibilità. Ci rivediamo ad altra fiera. Grazie mille a voi.